Lo chiedi? Ah, no, no, niente, niente. Chiedevo tanto per chiedere. E poi ne possiamo riparlare più tardi. Ti piace qualcuna? È complicato. Chi è che ti piace? A me lo puoi dire. No, è un problema mio. E non si tratta di te. Che shock che sono, mi è andata male. Però ti piace o no uno più grande? Non lo so, forse. Ma che razza di risposta è questa? Non lo so, forse. Non può piacerti uno più grande di te. Ma io so quello che faccio, mamma, non esagerare. No, non esagero. Ti ricordo che questo tizio, che tra parentesi è bassino, con la barbetta, così non sappiamo esattamente la sua età, secondo me la porta per confonderci. E in più, venendo da un'altra dimensione, non sappiamo di che epoca è. Può essere tinta. Mamma, basta. Non ricominciare un'altra volta. E con Toto cos'è successo? Tanto io Toto, io amo Toto. Adesso esiste soltanto Toto. Toto è la mia luce, e allora? Toto no, non parliamo di lui perché mi ha tradito. Ah, è per questo allora? Non sono impazzita, era con Serena. L'ho sentito che mi criticava. Ti sembra giusto? A me no. Però stai tranquilla perché non sono più una bambina. E chi mi piace non è un vecchio. Quindi è vero, ti piace questo, come lo chiamo, uomo? No, mamma, non è un uomo. E non so se mi piace. Mammina, perché non mi capisci? Alla mia età eri sempre sicura? Figurati, è passata così tanta acqua sotto i ponti che non me lo ricordo. Comunque, ad essere sincera, era un disastro. Non capivo niente e di allora... niente. Questa è l'amara verità, ecco. Mamma, cerca di capirmi. Te lo chiedo per favore. Non so nemmeno se mi piace. Facciamo un passo indietro e ricominciamo da capo. Mi potresti aiutare con la rivista del collegio? Ah, gli incorreggibili, la rivista dei giovani. Una rivista! Sì. E c'è di più, una rivista rivolta a noi giovani e adatta anche ai più grandi, capito? Perché usando i ragazzi dell'altra dimensione trattiamo anche cose intime. Come quando parlo con te, stessa cosa, ti piacerà, mi aiuterai? Ma certo, come posso dirti di no? Sei sempre mia figlia, però lo stesso devo dirti una cosa. Con tutte queste novità non sai come sono, completamente annientata. Vi ho riuniti perché ho la sensazione che si stia perdendo di vista il progetto dei gruppi. Come sapete, le ragazze vogliono registrare un demo per superare la prima selezione del concorso. Sì, io credo che la cosa migliore da fare sia che loro preparino un demo e così poi noi... Noi che cosa? Che cosa? Poi vediamo, ragazzi. Che vuol dire poi vediamo? Ivo, dai! Sapete molto bene che non siamo migliorati. Ma smettila, dici così solo perché l'ultima volta che il gruppo ha suonato senza di te, guarda caso, è andato tutto benissimo. Beh sì, certo, tutto bene. Ma sì, ma certo, cosa abbiamo suonato la grande. Calma, ragazzi, non litigate. Non è il momento. È inutile, non discutete, non si tratta di questo. A voi piace cantare? Allora fatelo. Non potete rinunciare alla prima difficoltà, è ridicolo. Sì, Felipe come sempre ha ragione. È vero, devi accettarlo. Lo abbiamo fatto tutti. Sì. Ma certo che siete d'accordo, voi dovete realizzare un demo. È per questo. Sei geloso. Ragazzi, se si tratta di un demo, si fa un demo. Io vi appoggio, farete il demo. Va bene, anzi, va benissimo. E poi io proporrei di lavorare uniti per fare un videoclip, metterlo su internet. È un modo come un altro per farsi conoscere. Vedrai che pian piano diventeremo famosi. Perfetto, Luna, molto bene. È chiaro a tutti? Sì. Non si può abbandonare alla prima difficoltà. Sì, però, Felipe, sa cosa c'è? In questo momento noi non siamo nella miglior forma possibile. Questo già lo sappiamo, però Felipe ha ragione. Dobbiamo dimenticare i problemi personali e prestare più attenzione al gruppo. D'accordo, va bene, mi darò da fare. Ma voglio dirvi una cosa. Se non posso rimanere nel gruppo musicale, allora ne resterò fuori. D'accordo? Io ti capisco. Sai, sono così contenta che finalmente prendano sul serio il futuro dei gruppi. Sì, come sul serio? Luna e Felipe stanno organizzando tutto, lavorano insieme per preparare il demo, cercano un posto per cantare. E la verità è che stando uniti hanno un'energia spettacolare. E... Lucilla? Sì? Che c'è? Noi due dobbiamo parlare. Certo, parliamo, e di cosa? Però qui no, da un'altra parte. Ah, e dove? Andiamo dove siamo già stati una volta. È arrivato il momento di parlare di noi due. Va bene. Prego. Prendo il dentifricio perché non c'è più nel bagno delle ragazze. Ah. E ora è meglio che vada, perché se arriva Lucy e ci trovo da soli si arrabbia e mi strappa i capelli. Che cattiva che sei. Io sono cattiva? Mm-hmm. Perché lei? Io sono come mi vedi, invece lei, con quel faccino da gatta morta che ha, con quel visino da buona,
Aspetta soltanto che uno le giri le spalle per poi combinarne di cotte e di crude. Ma sai, devi cercare di capirla, è molto gelosa. Sì, questo è evidente. Comunque è sempre lei che viene a cercarmi, io non lo farei mai, perché finiamo sempre per discutere. Però Luce è così, dice quello che pensa, è molto diretta. Sì, ti ci fidanzeresti, vero? Da come la difendi. Ti piace? No, per niente, non è vero, assolutamente. Non è vero? No. Secondo me stai mentendo. No. Per me ti piace. Posso dirti una cosa? Se è così, se a te piace, devi sbrigarti. Perché è pazza di te. Altrimenti la perderai. Va bene, meglio che vada. Questo lo prendo. Ciao. Lei! Vogliamo dirvi una cosa. Che succede ora? Adesso c'è che mentre voi pensate solo al trucco i capelli per fare le fotomodelle, noi altri stiamo organizzando un torneo di calcio per beneficenza. Che ne dite? Non siamo un esempio da seguire? Invece a voi l'unica cosa che importa è diventare famosi. Questa è una bugia, Tobia. Anche noi abbiamo deciso di organizzare qualcosa per i bisognosi. Per questa ragione faremo una nostra rivista. Che ne dite? Mi sembra che sia saltato il tappo, eh? E se siete invidiosi, perché diventeremo molto famose, datevi pace, tanto vi ci dovrete abituare. Potevate avere fidanzate modelle, ma preferite stare soli. Mi dispiace molto per voi. Possiamo continuare, per favore? Spostatevi, dobbiamo provare. Spingi play! Dai, cominciamo! Musica, ciao, ciao! Via. Lucilla, lo sai che ti voglio molto bene, no? Certo, anch'io ti voglio molto bene. Ecco, però, vedi, sono tanti anni che ci conosciamo e io sento che, a parte come sono andate le cose, intendo le cose tra noi due, io sento che abbiamo un rapporto molto speciale. Sì, anch'io penso questo. Per questo motivo, quando ti sei rimesso con mia sorella, tu l'ami, no? Cioè, l'amavi? Io credo che con Renata non c'era la scintilla. È molto carina, però in fondo io ho sempre saputo chi è l'amore della mia vita. Certo, è Luna, no? L'amore della tua vita. Se ora sono qui, non è per parlare di Luna. E con questo io non voglio dire che tu sei migliore di lei, ma voglio togliermi dei dubbi. Lucilla, ecco, tu ieri mi hai baciato. Sì, sì, però in realtà non l'ho fatto con un secondo fine, è stato soltanto perché... Va bene, scusa. Va bene, non ti preoccupare, io... Oggi finalmente mi rendo conto che è successo per una ragione. Io ti amo, Lucilla. Che fai? Ah, stai leggendo, ovviamente. E senti, io sono un tipo diretto, come sai, e non ti devi offendere. E scusa, ma mi sembra che tu non ti renda proprio conto di quello che provi per me. No, io ho ben chiaro quello che provo per te. Sei soltanto un amico. Solo un amico? No, non sono un tuo amico, no, no. Sono una persona che ti chiede di riflettere su di noi. Ho capito, ma come te lo devo spiegare, Martin? Io non posso. No, no. Io non permetterò mai che tu non capisca che ti amo.
Certo, entra. Benissimo, ti vorrei raccontare l'idea che mi è venuta. Voglio fare una rivista che si chiama Gli Incorreggibili. Tratterà un po' di tutto, musica, giochi, moda. Deve essere una rivista adatta ai ragazzi come noi, da vendere nel quartiere, nei collegi. E tutto quello che ricaviamo lo devolviamo alla fondazione, ti piace? È un'idea. Sì, ma adesso va realizzata. Sai una cosa? Vorrei che tu tenessi una rubrica. Sì, che parli di musica, delle tue canzoni, di quello che vuoi. Che ne dici? Non è un'idea bellissima? E chi dirigerà la rivista? Io, suppongo. Allora no. Perché no? Miranda, con te non posso lavorare. Scrivo ti amo? Ma certo, scrivilo. Allora, pensavo di fare così. Vado in corridoio e quando lo incontro gli dico: ciao, Ivo, come stai? Hai visto Valentina? E lui ovviamente mi dirà: oh, non lo so, non adesso, sono occupato. Come sempre mi risponderà male. Bene, e allora io faccio la finta tonta e gli chiedo: potresti farmi un favore? Lo daresti a Valentina perché il pacco è indirizzato a lei. Hai capito? Fatto, questo è il piano. Sì, molto bello il tuo piano, ma chi ci dice che Ivo aprirà il regalo e leggerà il biglietto? Certo che lo leggerà. Valentina, me l'hai detto tu che l'hai trovato in aula che urlava come un pazzo. Basta che tu metti la firma, io metto il biglietto e lui lo aprirà. Sta parlando sul serio, stai benissimo. Non preoccupatevi, non serve nascondersi. Di che parli? Di quello che ormai sanno tutti. Voi due vi siete messi insieme. Alessio, per favore, non dire sciocchezze. Non sono cieco. E sai, Luna, io non sono né geloso né arrabbiato, niente del genere, dico davvero. Mi sono solo reso conto che non si può far nulla contro l'inevitabile. Quello che ha sbagliato sono io. Che cosa hai deciso? Sto pensando seriamente di andarmene dal collegio per sempre. Che? Che dici? Lo avete sentito? Voglio lasciare la Mastery per sempre. Dice que siempre está conmigo, sí.